Sarà allerta rossa anche domani per l'Emilia-Romagna, un disastro che conta 14 vittime. Intere province completamente devastate da Forlì Cesena e Ravenna. E sono proprio le decine di comuni del Ravennate, epicentro dell'alluvione, con canali e fiumi esondati e crolli continui. Il prefetto della città ha rivolto un appello ai cittadini di non mettersi in viaggio lungo le strade devastate dall'acqua e dal fango, mentre continua la corsa contro il tempo per consentire il più velocemente possibile il deflusso delle acque della rete dei canali. Oltre 622 tra statali e provinciali, le strade ancora chiuse al traffico, il livello di fiumi e torrenti per ora è stabile, ma molti sindaci chiedono idrovore per drenare l'acqua. Si spala Forlì, Ravenna e Faenza, una distesa di detriti alla foce dei fiumi come qui, ai Lidi di Dante. Delle oltre 36.000 persone evacuate, 10.000 sono potute tornare a casa e a Cesena domani riapriranno le scuole dell'infanzia e di primo e secondo grado. Ma nelle zone montane e collinari dell'Appennino emiliano-romagnolo ci sono ancora 305 frane attive che coinvolgono oltre 100 comuni. In diversi centri scarseggiano le scorte di cibo e l'acqua potabile.